Buonasera. Buonasera. Mentre i nostri ospiti si sistemano, faccio le nostre scuse per il ritardo e il contributo di Trenitalia a questo incontro, che è arrivato con 35 minuti di ritardo all'incirca, un treno di questo, e di questo ci scusiamo. Prima di ringraziare i nostri ospiti, devo ringraziare un'altra persona che ha avuto un ruolo molto importante nell'organizzare questo evento, che è l'assessora Marilu Chiofalo, assessore a varie cose, una delega complicatissima che non sono riuscito a memorizzare, però alle pari opportunità tra queste. Parliamo quindi di pari opportunità e vorrei dirvi in che accezione ne vorrei parlare. Come sapete, le università hanno costituito e poi smontato e poi rimontato i comitati per le pari opportunità e vorrei dirvi cosa abbiamo fatto alla scuola, per dirvi qual è il taglio che diamo o vorremmo dare a questa conversazione. Vorremmo dare una lettura davvero ampia. L'articolo 1 del nostro regolamento, infatti, dice che la scuola normale superiore riconosce il principio stabilito all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 2000, secondo il quale è vietata, virgolette, qualsiasi forma di discriminazione fondata in particolare sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali. Questo è il frame che noi abbiamo voluto dare a questa parola, pari opportunità, e so che questo è ampiamente condiviso dai nostri ospiti e con questo taglio ci parleranno. Il nostro comitato pari opportunità vuole utilizzare questa occasione per uno spot pubblicitario e quindi io lo faccio. Ringrazio la dottoressa Anna Santoni, che è il nostro coordinatore di questa attività, e loro hanno organizzato per il giorno 17 maggio, che è la giornata europea contro l'omofobia e la transfobia, un evento che è illustrato lì, una lettura di poesie d'amore che avverrà alla Gipsoteca. Spero vorrete partecipare, ci sono in corso le selezioni per i candidati lettori delle poesie e avrete un'opportunità in questo senso. Torniamo comunque a noi. L'onorevole Paola Concia ha svolto una lunghissima attività sui temi dei diritti, in questa accezione appunto molto ampia. Prima come consulente del Ministero, poi come fondatrice di diverse associazioni, cito Emile D52, e dopo la sua elezione nel 2008 come parlamentare. Su questa cosa ci mette la faccia, come si dice, e non solo, e mi è piaciuto riportare questa campagna che due nostri parlamentari hanno realizzato qualche tempo fa, molto efficace, molto violenta. Paola mi ha raccontato che cosa l'ha ispirata, forse ne parlerà anche con voi, mi ha anche fatto vedere poco fa su YouTube il backstage di quando è stata presa questa foto, guardatelo perché ne vale veramente la pena, molto molto divertente. Con Paola abbiamo pensato di avere un interlocutore per uno scambio più dialogico, una forma un po' diversa dai nostri incontri soliti. Abbiamo quindi Pierluigi Battista, lo ringrazio molto anche di essere con noi, una lunga carriera nel mondo dell'informazione, mi sono segnato l'Espresso, Panorama, La Stampa, Il Corriere della Sera, di cui è stato vice direttore, e anche due parentesi televisive, sia su Rai 1 che sulla 7. Ringrazio quindi loro, voi di essere presenti. Partiamo, grazie. Tocca a me, grazie. Io sono molto, veramente, non si dice di solito, ma si sente? Sì. Lo si dice per convenzione o per formula di cortesia, no? Di essere un po' emozionati, insomma, diciamo, stare qui in questa scuola, in queste aule, insomma. Credo che anche sì. Anna Paola Concia, sì. E quindi diciamo veramente abituati un po' magari agli studi, alla brutale volgarità degli studi televisivi o al chiasso delle redazioni dei giornali, camera. Al chiasso e alla nulla facenza della camera.
e del transatlantico in particolare, dove stazionano di più, diciamo così, i parlamentari. Adesso però un pochino di antipolitica, di casta, antipolitica contro la casta è troppo facile. Quindi diciamo veramente sono, insomma, non lo voglio dire più, però davvero sono molto lusingato per essere stato invitato in questa occasione. Io partirei, vorrei dire veramente due cose molto, molto semplici, poi darei la parola anche ad Anna Paola Concia. La questione dei diritti è diventata più complicata, almeno questo è il mio parere, perché è semplice dire, voglio complicare le cose, cioè è semplice dire io sono a favore di alcuni diritti. Più complicato sostenere che il cammino per il riconoscimento di alcuni diritti debba stabilire un percorso oppure no. Mi spiego. Ai tempi dello Stato non interventista, cioè quando diciamo, lo Stato si fermava a una certa soglia e la sanzione dei comportamenti avveniva a livello sociale, non a livello di figure giuridiche, sto parlando della normalità, ovviamente non parlo di fenomeni eccezionali. Però, insomma, diciamo, vigeva il principio liberale, per così dire, di uno Stato che allunga la propria ombra e allarga le proprie prerogative fino a stabilire un limite, diciamo, oltre il quale non è lecito andare, no? Cioè esiste una sfera, non diciamo libera, però una sfera che è sottratta al controllo, diciamo, all'occhio anche intrusivo dello Stato e del potere pubblico. Per cui nella vecchia accezione libertaria e liberale, che mi è molto cara, perché io vengo, diciamo così, mi sento dimestichezza e familiarità con questi concetti, l'idea era di mantenere questa separazione, questa limitazione, cioè esiste una sfera pubblica ed esiste una sfera privata. Ciò che attiene alla sfera pubblica è sottoposta a regolamenti, leggi, eccetera, eccetera. Ciò che avviene dentro la sfera privata, a meno che ovviamente non si configurano fattispecie criminali, ovviamente, ma questo va da sé, però ciò che avviene, come si dice, sotto le lenzuola, ciò che avviene in cucina, ciò che avviene nell'ambito di quella sfera non è sottoposto a una regolamentazione pubblica. Rimanesse fosse così, le cose sarebbero semplici, anzi erano semplici. Uno può dire Stato, Chiesa, agenzie del controllo pubblico, non entrate a casa mia, questa porta io voglio sbarrarla, tutto ciò che avviene qua dentro, ripeto, sempre che non avvengano reati, se uno picchia i bambini, ma insomma diciamo che gusti sessuali, orientamenti gastronomici, se uno vuole stare nudo per casa, se uno vuole, tutta questa cosa non, diciamo così, non deve riguardare la sfera pubblica. Questo era il principio. Questa cosa è diventata molto più complicata. È diventata molto più complicata perché invece si chiede, non si chiede solo un'astensione, cioè non si chiede allo Stato di astenersi dall'intervenire e di lasciare salvaguardata e inviolata una sfera privata, ma in qualche modo si chiede di intervenire affinché dentro quella sfera privata vengano riconosciuti alcuni diritti pubblici. Questo è il vero grande, diciamo, la vera grande differenza, è quello che ha complicato le cose. Allora, se io nell'accezione antica dire le coppie omosessuali, no? Le coppie omosessuali non devono essere molestate dallo Stato, dal potere pubblico, è un conto. Se io voglio dire invece, voglio che
lo Stato riconosca la pari dignità pubblica di una coppia omosessuale, di una coppia eterosessuale, io sto complicando le cose e lì creo un movimento divisivo, perché mentre invece dire, in fondo dire sotto le lenzuola ciascuno fa quello che crede, più o meno a parole sono quasi d'accordo, un po' tutti, non c'è bisogno, non è compromettente come affermazione, no? Invece dire come rendere effettiva la parità di diritti pubblici, no? Tra, diciamo, appunto una coppia, questo è l'esempio che voglio fare, naturalmente ce ne sono, l'elenco che faceva prima il direttore appunto delle varie discriminazioni non riguarda soltanto discriminazioni di tipo sessuale, ovviamente, però mentre non c'è divieto del matrimonio tra due persone di colore, vorrei ben vedere, in Italia però c'è un divieto per esempio di matrimonio o anche di un riconoscimento, diciamo, di una coppia di fatto tra una coppia omosessuale. Questo è la frontiera, questa è la vera frontiera, per cui chi ci si divide quando dalla una politica di non intervento si deve arrivare a una politica di intervento per salvaguardare l'eguaglianza delle persone e la pari opportunità rispetto al godimento di alcuni diritti. Questo è, secondo me, diciamo, la base non banale, non banale, nel senso che io poi dirò naturalmente come la penso, non la penso molto diversamente da come la pensa lei, però io riconosco, io non sono irrispettoso nei confronti di chi di fronte a questo intervento ha delle remore culturali, ideologiche, religiose, ho molto rispetto, però questo è il punto, bisogna capire qual è il punto di divisione. Il punto di divisione è passare da una petizione di principio a una politica attiva, cioè a una legge dello Stato o a leggi varie secondo le varie istanze. Ecco, questo mi sembra, oggi noi secondo me dovremmo affrontare e non essere, visto il luogo dove siamo, dobbiamo essere, diciamo, adeguati a questo ruolo e capire che appunto che questa realtà è così complicata, sfumata e piena di zone luminose, zone meno luminose, e secondo me quello che dovremmo fare oggi è cercare di vedere tutti gli aspetti. Allora, intanto buonasera a tutte e a tutti. Io pure sono molto onorata, devo dire, lo devo confessare, da ieri sera che su Twitter racconto che vengo con Pierluigi Battista qui, insomma, e devo dire che c'è stata da parte delle persone, tu non so se hai letto i tweet, la gente risponde, io ho fatto una battuta, siccome nel Parlamento da alcuni miei colleghi vengo considerata anormale, ho detto è fantastico che io sono considerata anormale e la normale di Pisa mi ha invitato a fare appunto un dibattito con Pierluigi Battista, ma probabilmente ho detto la normale è lui, è Pierluigi Battista. A parte questo, insomma, c'è stato invece da parte delle persone un grande entusiasmo il fatto che la normale di Pisa abbia fatto un dibattito con me, con Pierluigi Battista, che comunque è un giornalista stimatissimo, e io sono molto contenta di fare questo dibattito qui con voi, davvero sono molto onorata, perché non è facile in questo momento della storia di questo paese essere onorati di qualcosa, soprattutto noi parlamentari. Non è un sentimento che proviamo troppo spesso, ecco. E
E io voglio dire subito una cosa per accendere il dibattito che mi auguro, insomma, al quale voi vorrete contribuire rispetto a quello che ha detto Pierluigi Battista. Io penso che sul piano dei diritti fondamentali noi siamo un paese di stampo filosovietico, noi non siamo un paese liberale da questo punto di vista, non lo siamo affatto, e penso che negli anni la nostra cultura rispetto ai diritti in generale, come il direttore ci chiedeva di affrontare il tema, è andata peggiorando. Noi siamo diventati, per Luigi, sempre di più un paese degli obblighi e dei divieti, non siamo quello che dovrebbe essere un paese liberale, cioè il paese delle libertà. Della libertà accompagnata sempre dalla responsabilità. L'esempio di questo noi lo possiamo trovare in tantissime leggi che sono state approvate nell'ultimo decennio, la legge 40, per esempio, è emblematica da questo punto di vista. Moltissime leggi che sono state approvate in questi anni relative ai campi dei diritti fondamentali sono leggi che o obbligano o c'è un obbligo o c'è un divieto, perché noi e penso che questo sia un grandissimo problema italiano che ha delle conseguenze anche sul piano economico, perché io personalmente tengo sempre insieme una società evoluta, una società ricca, e una società ricca sia economicamente che socialmente, e le due cose stanno assolutamente insieme, non sono separate. Se si guardano le società più evolute, le nostre amiche, i nostri cugini, sono società ricche anche sul piano dei diritti fondamentali, e sono società più liberali delle nostre. Ma la liberali intese nel senso che i cittadini sono chiamati a... c'è un ampio spettro di libertà da parte dei cittadini che è sempre accompagnata dalla responsabilità. E questo credo che sia un nodo fondamentale nell'affrontare oggi nel nostro paese il tema dei diritti fondamentali, dei diritti delle donne, dei diritti degli immigrati, dei diritti dei nuovi soggetti, di quelli che vengono definiti i nuovi soggetti della cittadinanza anche dal Trattato di Lisbona, dall'articolo 19 e 20 del Trattato di Lisbona, e che sono quei soggetti più a rischio. Che questo dice il Trattato di Lisbona, esistono purtroppo nelle nostre società evolute, sono sempre esistiti, diciamo, sono stati uccisi in passato 6 milioni di ebrei, quindi esistevano pure prima, ma ovviamente a partire da quella storia buia, l'Europa si è interrogata nel tempo su che, anche perché sono stati ammazzati ebrei, sinti, rom, omosessuali, dissidenti politici, diciamo da quella pagina nera. Poi nel tempo, dopo una prima parte di rimozione in Europa, ci si è resi conto che esistono nelle nostre società, e più le società diventano multietniche, multiculturali, globalizzate, e più esiste il rischio di discriminazione da parte di alcuni soggetti, e che rischiano, a causa di queste discriminazioni, a causa di questo stigma, di rimanere fuori dalla cittadinanza. Questo è un po' il tema. Il tema, secondo me, io la faccio breve, il tema dei diritti, secondo me, ecco, io vorrei affrontarlo non in senso sovietico, ma
lo dico diciamo tra virgolette anche ironicamente, visto che c'ho una c'ho un giornalista molto da questo punto di vista molto attento, ma in senso liberale, cioè come si affronta nel nostro paese il tema dei diritti in modo liberale, cioè per esempio vi faccio due esempi che sono abbastanza eclatanti di quanto noi siamo un paese sovietico non liberale. Il matrimonio tra persone dello stesso sesso non è un obbligo, non è che non è che se uno diciamo si istituisce una legge sulle unioni civili piuttosto che appunto sulle unioni tra persone dello stesso sesso, oppure una legge che stabilisca un nuovo istituto giuridico tra persone omosessuali o eterosessuali, diventa obbligatorio fare quella cosa lì. No, è una libertà che è un diritto che si concede a dei cittadini nell'ambito di un paese liberale, chi vuole accedere a quel diritto lo può fare. L'inseminazione artificiale è un altro tema da questo punto di vista molto, molto indicativo di qual è la differenza tra l'essere un paese liberale, un paese in cui esiste responsabilità, libertà e responsabilità e obblighi e divieti. La possibilità di accedere all'inseminazione artificiale, all'eterologa nel nostro paese, cioè nel nostro paese non si può accedere, significa non che diventa un obbligo l'accedere alla che tutte le mamme, se vi ricordate la grande polemica che c'è stata durante gli anni della legge sull'inseminazione artificiale, niente, tutte le donne a 60 anni accedevano alle tecniche di inseminazione artificiale, tutte mamme a 60 anni. Ecco, ovviamente non è così, ma questa è una concezione del popolo come il popolo bue, che ecco perché io la chiamo sovietica, tra virgolette, perché non è vero che i cittadini e le cittadine sono così squinternati e così irresponsabili che nel momento in cui hanno un diritto ne usufruiscono in modo incondizionato piuttosto che in modo incondizionato e anche irresponsabile, appunto. Ecco, io credo che nel nostro paese, rispetto a tutto, no, siccome siamo un paese che secondo me sul piano delle libertà a 360 gradi e sul piano dei diritti fondamentali siamo oggettivamente tornati indietro, e più siamo tornati indietro più sono aumentati obblighi e divieti e mai le libertà, cioè c'è stata una regressione che ha fatto aumentare invece vincoli, obblighi e divieti e mai libertà. Da questo punto di vista io credo che il tema dei diritti dei nuovi soggetti della cittadinanza debba essere per forza affrontato in una chiave liberale e non in una chiave impositiva, cioè, non è che noi l'allargamento dei diritti non è un'imposizione, ma è appunto un'apertura verso la libertà e la responsabilità di nuovi soggetti della cittadinanza che oggi sono in qualche modo, non sono rispetto all'articolo 3 o gli articoli della nostra Costituzione o gli articoli del Trattato di Lisbona, sono da quest'altra parte, lo Stato non ha rimosso gli ostacoli verso la piena cittadinanza, noi ce l'abbiamo scritto nell'articolo 3, lo Stato deve rimuovere gli ostacoli, l'accesso alla piena cittadinanza, ecco, noi questo accesso, abbiamo alzato i muri dell'accesso alla piena cittadinanza e io credo che, essendo anch'io una persona liberale di sinistra, ma liberale da ogni punto di vista, penso che il tema dei diritti, la cosa più efficace che si può fare è affrontarlo in questa chiave, insomma. Beh, litighiamo un po' adesso, dai, sennò poi si annoiano le persone. No, scherzo. Io sono d'accordo su molte cose che ha detto l'onorevole Concia, ma alcune cose no. Perfetto. E quindi vorrei sottolineare soprattutto, allora, sulle cose su cui sono d'accordo, per esempio sul riconoscimento
delle coppie omosessuali. Cioè, mi sembra veramente, sinceramente, questo l'ho anche scritto, devo dire. Cioè, non capisco veramente, io ho pieno rispetto per le opinioni della Chiesa Cattolica, totale, però io da un esponente della Chiesa Cattolica vorrei parlare del mistero della resurrezione, della transustanziazione dei corpi, se è vero o no che Gesù Cristo, cioè voglio dire, no, se devo parlare del matrimonio vado da un matrimonialista, cioè davvero non riesco a capire la ragione per cui, come dire, debba essere un'istanza di tipo religioso, non lo dico, ripeto, con grande rispetto, e dopo lo dirò ancora meglio perché dico questo con rispetto, cioè, non è il suo compito, ecco, diciamo così, non trovo che sia il suo compito, mentre trovo che sia interessante qualunque discorso fatto per l'appunto sui misteri dell'esistenza, sulla vita, sulla morte, sull'eternità, sul nostro destino, sulle domande ultime e prime della vita e della morte, per l'appunto, trovo che discutere se si debba avere la pensione di reversibilità, se si possa subentrare nell'affitto, se nel caso in cui un componente, non mi sembra che sia il Papa abbia, diciamo, questa fortissima urgenza di stabiliscono una cosa, una materia laica, ecco, è materia laica. E qui vengo al dissenso. Intanto bisogna anche vedere, perché guardate che c'è anche una illiberalità politically correct. Stiamoci attenti, perché poi i diritti non sono soltanto i diritti. Quando io vedo che si vuole tassare il junk food perché bisogna dare giù agli obesi dicendo che lo stile di vita va cambiato, a me fa orrore, posso dirlo, fa orrore. Cioè l'idea per esempio, che tanto per dirne una, forse sarà perché, diciamo, la mia autobiografia, che si possa impunemente dire di una persona cicciona, grassone, le parole che dicono su Giuliano Ferrara, sì, venissero dette nei confronti di una persona per un omosessuale, giustamente, sì, sì. Ma tu puoi dire benissimo a uno ciccione, ippopotamo, grassone e così via, questa cosa non viene pubblicamente sanzionata. Questo mi fa l'idea che in Inghilterra il servizio sanitario sia limitato nei confronti degli obesi perché comportandosi male rischiano di pesare, è il caso di dire, molto sul bilancio pubblico della sanità, io questo lo trovo orrendo, così come io trovo orrendo che nel nome della lotta all'evasione fiscale si decida che non esiste più la libertà bancaria degli individui, un diritto che è stato preso, cancellato. Sappiate che di ciascuno di voi c'è un'agenzia, non la voglio chiamare, non è un'agenzia, vedo l'ufficiale dei carabinieri, ma non è un fatto, diciamo così, che praticamente sa esattamente tutto di voi, ma tutto, tutto, l'incrocio, la banca dati, quindi vuol dire che già quei diritti alla riservatezza, alla privacy non esistono più. Io faccio il giornalista, sono molto sensibile al tema della libertà di stampa, i miei colleghi giornalisti sono del tutto insensibili, quelli diciamo istituzionalmente accreditati, al tema della riservatezza, per esempio. Per cui vedere 87.000 pagine, parlo di 87.000 pagine, Guerra e Pace di Tolstoi sono circa 1.000 pagine, quindi 87.000 pagine, 87 volte Guerra e Pace, facile fare i giornalisti con 87.000 pagine di intercettazioni, fotocopi, ti fa male la mano, ma non è giornalismo, è ripetere delle cose e sapere che dentro ci stanno conversazioni private al 95% di persone che non sono nemmeno indagate,
questa è una cosa, diciamo, che sul piano pubblico io mi rendo conto che appunto adesso è finito Berlusconi, quindi si può dire liberamente quello che si pensa su questo tema, a prescindere da chi è al governo, a prescindere da chi è al governo. Pubblicare su un giornale l'SMS di una giovane sposa che dice ti amo al giovane marito, ti amo Ciccino, non so che cosa, così, è una barbarie. Quindi diciamo questo è anche un diritto violato. Beh, è un diritto, no, un diritto violato. Lo so che tu lo sai, però poi invece quando si interviene, quando si decide di affrontare il problema, scatta il riflesso, nella mia categoria il riflesso corporativo. Come facciamo adesso che non possiamo più fotocopiare migliaia i giornali, come li facciamo se non abbiamo più le intercettazioni? Questa è la verità. Non si fanno i giornali se non pubblicando le intercettazioni, laddove se ci fosse giornalismo vero bisognerebbe intervenire quando non c'è un'inchiesta giudiziaria in corso, ma bisognerebbe fare da sé le proprie inchieste. Posso fare un esempio, quando a un certo punto venne fuori che Scajola sulla storia della casa a sua insaputa, vi ricordate? C'è stato un periodo, adesso è cambiato, ma c'è stato un periodo in cui lui uscì dalle vicende giudiziarie. Da quel momento i giornali riportano ciò che viene detto dalle procure, non è che fanno altro, non parlano più di Scajola. Io invece penso che quello era il momento esatto in cui i giornali dovevano parlare di Scajola, perché al di là della vicenda giudiziaria bisognava chiedersi come mai un ministro importante ha ricevuto 600.000 euro in assegni da un signore a cui si davano gli appalti per comprare a suo insaputo la casa. Un giornalista serio, me compreso, se fossi stato serio, avrebbe lavorato 4 settimane a prescindere dall'autorità giudiziaria e avrebbe cercato di cogliere il punto della questione. Questa è l'autonomia e l'indipendenza del giornalismo, no quello di fare fotocopie di 87.000 pagine di intercettazioni. E questa è una prima cosa. Un'ultima cosa, affronto questo, diciamo così, tema en passant, ma secondo me questo è molto importante. Tu parlavi della legge 40. Ora, secondo me, anche qua, mentre io dico, ma che cosa c'entra la Chiesa Cattolica quando, se sulla storia della pensione di reversibilità, sì, delle sue civili. Però dico che io sono, da uomo laico, non da credente, interpellato, come si dice, e interrogato, e non voglio risolverla a battuta, su una questione vera, su una questione vera, a cui bisogna dare una risposta, non bisogna fare come l'anguilla e non parlarne. Quando si parla della legge 40 si parla degli embrioni da distruggere. Se qualcuno mi dice guardate che l'embrione è nella sua essenza una persona, non mi sta dicendo, una persona sia pur piccolissima, ma anche il feto a 5 mesi lo è molto piccolo, no, io sto cercando di formulare la questione, non sto dicendo che è la mia soluzione. Allora, se tu mi devi, è un tema che mi prende, non è che io la posso risolvere dicendo ma tu io lo fai, tu non lo vuoi fare, non lo fa, ma tu lo fai fare, no, perché se io sono contro l'assassinio e l'omicidio non è che dico guarda io non è che ti costringo a uccidere qualcuno, però se io voglio uccidere qualcuno tu me lo devi lasciar fare, no? Adesso sto cercando di estremizzare, ma per i cattolici l'embrione è vita umana e distruggere un embrione vuol dire uccidere una persona. Questo argomento uno può dire non conta, non è vero, è falso, ma non può far finta di niente, perché su questo argomento il discorso ma io non ti impongo, ma tu mi devi dare il diritto di, è un discorso che non c'entra, non è adeguato, è un problema vero, per me è un problema vero, perché poi questo dice ma allora l'aborto, ma mentre l'aborto è un grande dramma sociale, nel senso che c'è, peggio dell'aborto c'è solo l'aborto clandestino, chiaro? Quindi non è che io voglio minimamente discutere. Mi rendo conto che per la fecondazione artificiale è un tema un pochino più complicato, cioè dici la salute
psicofisica della mamma e del papà che non riescono ad avere un figlio è più importante della distruzione di una vita? Tu mi dirai, adesso tu mi spieghi che l'embrione non è vita, però... Vabbè, insomma, ho capito, però non mi dire dal 14 come fanno alcuni che dicono una cosa puramente convenzionale. Fino al 14 non lo è, dal 14, ma che vuol dire? Ma che base scientifica ha? Nessuna. Cioè, un Flamini che dice questa cosa qui non è una persona che ragiona scientificamente, è uno che è uno superstizioso. Cioè, fino al 14 io ho stabilito che non è. Ma dal 15 è, no, bisogna capire che c'è un continuum che va in qualche modo che compreso. Tu sei superstizioso. No, bisogna capire, cioè, ho detto che quello è il ragionamento e che l'obiezione che di solito si fa non è un'obiezione a mio avviso convincente. Nota bene che io ho votato a favore, quindi io non sto parlando, non sto dicendo una cosa, sto dicendo che molto spesso i laici non rispondono alle domande. Svicolano. Allora, vogliamo non svicolare? Ecco. Io lo so. Sono abituata a non svicolare. Noi laici non rispondiamo alle domande, sì, sia ben chiaro. Su tutta quella parte appunto di cui lui di cui Pierluigi Battista parla, appunto per esempio del fatto che adesso vogliono vietare, cioè, no, tassare gli obesi piuttosto che... Ieri sera credo che ci sia stata un'inquietante puntata di Report in cui appunto si vuole vietare i contanti, abbastanza inquietante, cioè appunto ci racconta un paese che continua a fare fatica ad essere un paese liberale, in cui appunto siccome noi abbiamo il più alto tasso di evasori fiscali, noi dobbiamo, tutti i cittadini, anche quelli che non sono poveracci evasori fiscali e che pagano le tasse come tutti quelli che sono qui dentro, sono costretti a vivere perché non siamo un paese che riesce ad educarsi, cioè l'educazione alla civiltà, alla collettività, al bene comune, per noi è una cosa molto lontana dalla nostra cultura, il rispettare le regole. Noi appunto dobbiamo avere il fatto, dice, in Italia qual è il modo per lottare contro l'evasione fiscale? Eliminare i contanti, vabbè, ma insomma abbastanza imbarazzante, no? Cioè, come se fossimo continuamente un paese di bambini, di bambini che gli obesi, la lotta all'obesità, come si fa? Tassi l'obeso, non è che la volessimo risolvere prima, no? Per esempio, sapete perché noi siamo un paese di obesi? Perché siamo l'ultimo paese, io sono, essendo una manager sportiva, un insegnante di educazione fisica, questo problema lo conosco particolarmente, perché siamo l'ultimo paese in Europa che educa i bambini nella scuola elementare, che fa educazione motoria nella scuola elementare. In Europa i bambini nella scuola elementare fanno 4-5 ore di educazione motoria. E naturalmente quello è uno degli strumenti più efficaci per lottare di lotta all'obesità, che poi si presenta evidentemente negli anni successivi, no? È l'educazione agli stili di vita corretti, è un'educazione alimentare. Noi questa roba qui che banalmente è fondamentale non la facciamo, ma non la facciamo in nessun campo, appunto, no? E quindi che facciamo? Poi a un certo punto abbiamo un numero eccessivo di obesi, tassi l'obeso, ma non è che risolviamo il problema così. Ma veniamo, non voglio svicolare, sennò Pierluigi Battista pensa che voglio parlare d'altro. Insomma, è interessantissimo il tema del rapporto tra libertà e responsabilità, a me mi ossessiona, quindi e qui veniamo a che cos'è un embrione e quando inizia nel rapporto tra un laico e cattolico. Per un cattolico, giustamente,
L'embrione è nel momento in cui è nel momento del concepimento, cioè l'embrione è il momento in cui si inconcia l'incontro tra l'ovulo e lo spermatozoo, e quello è il momento in cui nasce una nuova vita, e quindi l'embrione è vita. Nella concezione laica l'embrione, io poi potrei anche spingermi oltre nella cultura femminista e dire che l'embrione è un progetto di vita, che un bambino è solo ed esclusivamente nella relazione con la madre, altrimenti non è. Però non mi voglio spingere fino a questo punto e voglio dire questo: esiste, a un certo punto dici, adesso non mi venite a parlare della scienda della quattordicesima settimana, non mi parlate della scienda dal quattordicesimo, no, io settimana ci siamo, ecco, io invece penso che per rispondere e per trovare una mediazione tra il fatto che un embrione è un progetto di vita per quanto mi riguarda e che può essere solo la relazione con la madre, e che l'embrione invece è vita dal momento del concepimento, io penso, e questo non è che lo penso io, noi abbiamo una legge che è la legge 194, che è una legge che regolamenta l'interruzione della gravidanza, che non è una tragedia, ma la tragedia è stata per le donne italiane l'aborto clandestino. È una legge in cui si è cercato un equilibrio, evidentemente, tra l'inizio del concepimento e il progetto di vita assoluto, che quindi poteva essere interrotto in qualsiasi momento, cosa che evidentemente è complicata. E tu, la questione dell'embrione, e nel nostro paese, nella nostra concezione dello Stato e nella relazione con le leggi, non la puoi non considerare in relazione alla 194. Cioè l'inseminazione artificiale non la puoi non considerare e non la puoi non mettere in relazione alla 194. Dopodiché è chiaro che io ti potrei rispondere che anche per quanto riguarda la religione, la Chiesa Cattolica, il matrimonio è indissolubile, no? È evidente. E infatti io mi sono sposata in chiesa, poi ho divorziato, ma io diciamo ho divorziato civilmente, però per la Chiesa Cattolica il mio matrimonio è indissolubile. Ma evidentemente nella nostra società poi ci sono state delle regole che prescindevano e prescindono dalla religione, anche perché noi abbiamo oggi una società multietnica, musulmani e qualche mormone, 5 mogli, 6 mogli, già, non sono contemplate queste cose nella nostra società. Per cui è chiaro lo Stato interviene a trovare un suo equilibrio e delle sue regole che probabilmente vengono in contrasto, sono in contrasto a volte, sono state tante volte per esempio su questi due argomenti, aborto e matrimonio, sono in contrasto con la religione cattolica. Quindi evidentemente anche l'idea sulla quale tu sai e avrai fatto migliaia di dibattiti sulla legge 194, su quando inizia, su che cos'è un embrione, ne avrei fatti tantissimi, e evidentemente poi lo Stato e le leggi trovano un loro equilibrio, che non è necessariamente né quello religioso e neanche quello iperlaicista che diceva, come tu ben sai perché il femminismo tu lo conosci, che diceva che bisognava depenalizzare l'aborto, no? Perché c'è anche ci sono questi due estremi, certo, contro l'aborto e il movimento femminista per moltissimi anni ha fatto una battaglia sulla depenalizzazione dell'aborto, cioè si poteva abortire quando si voleva, quando si decideva, e su questo lo Stato ha trovato una mediazione. Evidentemente anche su questo ha trovato una mediazione, che per carità può essere non sufficiente, può essere non accontenta tutti, ma è una mediazione. È una mediazione tra questi due estremi, no?
so che non ti però, ho convinto. Scusate, ma poi dopo mi ditemi voi se dobbiamo interromperci per... No, perché questo punto è un punto molto importante, secondo me, perché appunto, allora, tra liberali, allora, la famosa quasi scolastica definizione della libertà liberale è quella che la tua libertà finisce dove c'è la libertà dell'altro. Quindi, se questo è un principio, cioè, capisci che su questa cosa qui c'è una differenza sostanziale tra la storia del divorzio e quella dell'aborto, nel senso che quella del divorzio sì, no, certo riguarda anche altre persone perché riguarda ovviamente i figli, cioè che non è che non c'entrino, però è diverso, insomma, cioè nel senso che quella è la vita, cioè due genitori che non vanno d'accordo comunque procurano della sofferenza ai figli, cioè non è che la legge, insomma, è per cui vietare la separazione tra due persone che litigano, questo veramente, quindi dice, vabbè, la Chiesa sostiene l'indissolubilità del matrimonio, ma io posso dire, posso dirlo tranquillamente, vabbè, insomma, mi dispiace, se lo rendano indissolubile loro, cioè io non c'entro. Diverso è, ripeto, diverso è il fatto, cioè è più complicato, cioè, certo, tu ce la caviamo, secondo me è una formula un po', come dire, questa del progetto di vita, un modo per, insomma, sì, se ti dovessi dire sono convinto al 100% che il progetto di vita sia diverso dalla vita, no, non ne sono convinto. In più aggiungo che, come sai, ben sai, lo sai meglio di me, è certo che la legge 194 è un compromesso, però è un compromesso che e oltretutto stabilisce dei tempi di intervento, cioè, di possibilità, e stabilisce che sono oramai già vecchi, cioè nell'era di internet, dobbiamo capire, noi abbiamo l'iPad, la legge 194 mi pare che è del 79, sì. E poi il referendum che lo ha sancito, no, 78, ma insomma, dunque il divorzio è prima, qualche anno prima, 75. 70, no, un po' prima c'è, cioè, il referendum del 74, adesso insomma, comunque fine anni 70, inizio anni 80. Fatto sta che, come è noto, si stanno verificando, questo sono persone della Mangiagalli, attori a Milano, persone, diciamo, ginecologhe e ostetriche del tutto laiche, che dicono questa cosa, cioè che c'è un problema, perché il limite, che quante settimane sono della legge sull'aborto? Tre mesi, che oramai c'è una forma, c'è una forma, no, di più. 3 per 4? Vabbè, comunque, insomma, 3-6 mesi. Comunque il fatto è questo, che con le forme il tema è questo che dicono, quindi io non sto facendo un ragionamento scientifico, ma semplicemente riferisco da giornalista ciò che mi è stato detto da persone che si occupano di queste cose qui, quindi perdonatemi talune imprecisioni, ma il senso che dicono la dottoressa Kusterman e così via è questo, che con le tecniche più moderne rispetto al 1980, cioè stiamo parlando di oltre 30 anni fa, di rianimazione e di possibilità di tenere in vita, diminuisce, cioè anzi si allargano di più, sempre più temporalmente la possibilità che il feto possa sopravvivere fuori dal... No, guarda che è così. A tre mesi. Ragazzi, è così, ma come no? E sta succedendo esattamente questo, lo dicono nel senso che... Ma comunque, insomma, non voglio discutere. Su questo può darsi pure che mi abbia detto una scemenza, abbiano detto una scemenza queste persone. Comunque, è chiarissimo che comunque si sta diminuendo, su questo non c'è alcun dubbio, cioè non c'è, prima quando si nasceva il settimino, io mi ricordo quando ero ragazzino, io il settimino era un problema, adesso non è più un problema, per fortuna, per fortuna di tutti, ma comunque non importa, ammettiamo pure che questo discorso non ci sia, ripeto.
Il fatto che il legislatore abbia voluto stabilire un principio, un limite temporale, è un implicito riconoscimento, è un implicito riconoscimento che quel tema non è un tema del tutto, perché altrimenti non ci sarebbe, se non per la salute della madre, ovviamente, non ci sarebbe, non dovrebbe esserci nessuna remora morale ad arrivare al quinto, al sesto, al settimo mese, ripeto, se non fosse, se fosse solo un progetto di vita. Non si capisce ontologicamente, posso usare, qui si può usare questo termine così pomposo, perché ontologicamente debba essere diverso da due mesi o a sei mesi. Vabbè, ma comunque questo non è un argomento che volevo affrontare, cioè non è una cosa. Io quello che voglio dire è che attenzione a non liquidare gli argomenti, diciamo, dell'avversario come se fossero pregiudizi, perché talvolta si ha anche un pregiudizio opposto. Questo è il punto che io voglio dire, e che rispetto a quel tema, che è il tema della vita, eccetera eccetera, che come è noto ha coinvolto anche figure laiche che al tempo vennero, diciamo così, un po' maltrattate, stiamo parlando poi non di persone di secondissimo ordine, ma di Norberto Bobbio, di Giuliano Amato, persone che comunque non avevano grande, così questo tema, diciamo così, vennero trattati, me lo capisco, in una battaglia referendaria, eccetera eccetera. Perché dico questo? Perché è importante, perché secondo me il fatto di saper rispondere bene alle obiezioni vere permette una maggiore forza nella risposta alle obiezioni false. Questo è il punto che io voglio, a questo io voglio arrivare, nel senso che mentre io veramente trovo destituita di ogni autorità chi, vestito in borghese o in tonaca, deve stabilire se il mio compagno, se sono, o la mia compagna, non possa godere del principio e che non possa godere degli stessi identici diritti di cui godono le altre coppie eterosessuali. Su questa cosa qui io penso che la battaglia debba essere durissima. Su quell'altro ho qualche dubbio in più. Non è che io dico che non bisogna che non essere pecioni, come si dice a Roma. Ecco, questo è il punto. In più poi posso dire un'ultimissima cosa, poi io purtroppo, diciamo così, ho avuto un lutto recentissimo della mia compagna e con cui non eravamo sposati, ma non eravamo sposati per libera scelta, non perché ci fosse qualcuno che ci aveva impedito. Allora, quando io sentivo per le coppie eterosessuali l'equiparazione con i matrimoni, io dico, scusa, sposa, cioè lo dicevamo con la mia, cioè lo dicevo, nel senso, io non mi sentivo discriminato, era una nostra, cioè, se si stabilì, quindi, e lì non, guarda che era molto complicato, perché stabiliva una serie, il principio dei dico, stabiliva una serie di obblighi che in qualche modo equiparando così, per cui, diciamo, il fatto di non essere sposati era la stessa identica cosa che l'esserlo, tranne il fatto, anzi c'era pure una specie di cerimonia, diciamo. Io invece sono più radicale nei confronti del però mentre lì c'era un'opzione, una possibilità, ti vuoi sposare? Sposati, non ti vuoi sposare? Non ti sposare, certo. E quindi per chi non si voleva sposare, diceva, oppure c'era, si diceva, beh, però quei divorzi, ma allora fai il divorzio breve, cioè come in tutti i paesi civili, non è che devi tenere anni, anni, elimina, anni, elimina, esatto, no, magari il divorzio della separazione, sì, insomma, comunque restringi i tempi secondo canoni europei, non si capisce perché bisogna aspettare anni, anni, anni per potersi risposare, e quindi al netto di quell'impedimento non c'era nessuna altro impedimento a sposarsi, diverso per le coppie omosessuali, dove invece non c'è nessuna libertà di scelta, cioè non c'è quindi un'opzione, se vuoi sposati o se non vuoi non sposati, non puoi fare nulla, il che questo veramente depone, mentre invece nella percezione comune quasi insomma, diciamo, sì, quasi quasi sulle coppie eterosessuali siamo disposti a discutere, ma su quelle omosessuali, beh, no, allora lì ci metto un muro maggiore. No,
è proprio il contrario, cioè nel senso che coppie eterosessuali possono scegliere, le coppie omosessuali non possono scegliere. Questo è quello che dicevo prima all'inizio, cioè che un conto è lo Stato che non si intromette nelle questioni, ma se uno Stato deve riconoscere un diritto attraverso appunto un intervento positivo, a quel punto, diciamo così, non c'è ragione per cui questo muro non debba essere infranto. E il fatto che non ci sia, lo dico, cioè il problema è che in Italia non ci sono forze politiche che su questa cosa hanno, cioè, insomma, convinti. Perché no, ma più che convinti non vogliono, ma magari lo sono singolarmente. Io penso che sono convinto, poi tu li conosci meglio di me, i tuoi colleghi politici della destra, magari loro personalmente non è che siano così, tranne alcuni diciamo particolarmente clericali, non è che, però dicono non lo vogliamo fare, non vogliamo avere problemi, non vogliamo avere, insomma, ma perché insomma dobbiamo, è così. A sinistra c'è la coda di paglia, no, noi, per carità, noi non vogliamo così, no, Eminenza, noi non vogliamo assolutamente. Risultato, tragedia, è questa, diciamo così. Quindi al di là delle dissenze che abbiamo su quella, su questo sta diventando imbarazzante, sta diventando imbarazzante, insomma, sta diventando... Io, non so, dopo, però credo che secondo i tempi è così, se c'è qualcuno... Sì, no, io voglio rispondere. Sì, certo, certo. Una è che diciamo, la dico a lui, ma insomma la dico a noi. È chiaro che il tema della vita, aggravato anche dalla questione dell'inseminazione artificiale, cioè delle tecniche di inseminazione artificiale, è un tema che ha ovviamente dei risvolti e diciamo un vissuto diverso tra gli uomini e le donne, ma è evidente che un uomo oggi si trova di fronte a un'evoluzione tale che, volendo, diciamo, esiste la banca del seme. Oggettivamente non è una cosa, è oggettivamente così, esiste la banca del seme, una donna oggettivamente può mettere al mondo senza di lui. Dopodiché io penso che appunto invece un bambino ci abbia bisogno di due madri, di due padri, di un padre e una madre, io penso comunque di una dimensione familiare. Ma è chiaro che per un uomo è una cosa difficile da accettare la questione del mettere al mondo, perché chi mette al mondo è una donna, e oggi con le tecniche di inseminazione artificiale che si sono evolute è chiaro che per un uomo, come io la dico un po' brutale, ma non è brutale, esatto, cioè un uomo, cerco di non essere brutale, no, può essere abortito, può solo essere abortito, sì. Una donna può mettere al mondo e può abortire. Sì, però un'altra cinquantina d'anni a questo discorso non varrà più, perché l'utero artificiale è in fase avanzata. Però per ora è così, quindi è chiaro che ma io lo capisco, cerco di avere una sorta di empatia verso gli uomini rispetto a questo argomento, e è chiaro che per un uomo il tema del mettere al mondo è un tema difficile. Infatti quelli che tu hai citato, al di là di alcune pasdaran, di alcune donne che appunto che ne fanno una questione ideologico-religiosa, e quelli che hai citato, Bobbio, Amato, sono degli uomini. Ma io infatti sono talmente d'accordo con te quando tu dici attenzione, noi dobbiamo trovare, cioè i laici devono trovare degli argomenti che riescono a confutare, no? E sono d'accordo con te su questo. Io credo che il tema della conflittualità, cioè di una qualche cosa che stride tra gli uomini e le donne, perché è un'esperienza diversa, ma non perché sono meglio gli uomini, le donne, cioè è un'esperienza diversa, credo che sia una cosa da tenere conto nella dimensione del dibattito, nel dibattito intorno alla vita e al mettere al mondo. È impossibile non tenerne conto del fatto che mettere al mondo è un'esperienza diversa tra uomini e donne, no? Dopodiché devono contribuire entrambe, ma con l'evoluzione della scienza, con l'evoluzione delle tecnologie, noi non possiamo non tenerne conto. Infatti io che cosa ti ho detto? Ti ho detto che la questione della 194
è qualcosa che cerca faticosamente un equilibrio tra queste due cose, dopodiché appunto buono, cattivo che sia, ma è un equilibrio tra questo. Però e chiudo con questo, così poi io ti voglio dire una cosa a te come giornalista e a tutti i giornalisti. Tu dici, guarda Paola, che adesso con le tecniche, appunto, giustamente la scienza è andata avanti, si possono tenere in vita, appunto, no? I settimini prima morivano, oggi non muoiono più, dopodiché diciamo, si struttura un essere umano da un certo punto in poi, ci sono alcuni, i primi mesi non c'hanno neanche lo stomaco, non so come dire, no? È un fatto fisiologico. Esiste la fisiologia umana, poi probabilmente ci sarà qualcuno medico, piuttosto la fisiologia umana è un processo, cioè qualcosa di ben strutturato. Però nessuno di voi giornalisti oggi si preoccupa del fatto che in Italia il diritto alla scienza, che è una legge dello Stato, siamo arrivati quasi al 90% delle obiezioni di coscienza, cioè in Italia non si può più abortire nel nostro paese, per Luigi, come no, ci sono regioni intere dove l'interruzione di gravidanza, che è un diritto entro i limiti stabiliti dalla legge, in alcune regioni non si può fare più, e questo però, di questo i giornalisti italiani non si preoccupano. Allora, forse se vogliamo, appunto, se no, se possiamo partire col dibattito. Che l'abbiamo fatto? Quindi abbiamo fatto il dibattito. Buongiorno. Volevo semplicemente fare una piccola... Mi si sente? Sì, non mi si sente. Ah, ok. Grazie, grazie. Volevo fare una semplice notazione personale, mi scuso fin d'ora. Abbiamo, credo, assistito oggi a una discussione sintomatica di tutta una serie di cose, ma credo in primo luogo, e lo dico senza acrimonia, di nessun tipo di approssimazione, qualunquismo e veramente ignoranza, il che nel quadro che questa istituzione rappresenta è veramente inconcepibile, e mi dispiace dirlo anche se alla lettura di ciò che Pierluigi Battista scrive e ad alcuni interventi di Paola Concia avrò potuto farmi un'idea. Ma così veramente. Posso sapere una cosa sola? Una. Sì. Tra le centinaia di fesserie che ho detto, me ne può spiegare una che giustifica e anche. Ma non so, per esempio la superstizione per cui un feto, la questione di superstizione per cui un feto è vita solo da una certa data e non prima. E perché ignoranza, scusi? Perché non è superstizione forse? Che cosa è superstizione? Scusi, forse io ho molti difetti, ma lei credo che abbia il difetto di non capire bene le cose che vengono dette. O mettere insieme. La superstizione non è quella è quella di chi sostiene che è superstiziosa, tra virgolette, la convinzione che non sia vita fino al 13° giorno e che sia vita dal 14° giorno in poi. Questo viene sostenuto da taluni scienziati, ho fatto anche il nome di Carlo Flamigni, questa superstizione viene invece considerata tale da numerosi altri scienziati, che se vuole le faccio numerosi nomi. Quindi non capisco perché, diciamo, non è tanto acrimonia, lei ha tutto il diritto, però mi sembra molto fragile la sua argomentazione. Quindi questa è la seconda obiezione, benissimo. No, è tutto il modo di impostare la discussione, è di un qualunquismo, di un'approssimazione. Benissimo, va bene. Dunque, io mi permetto di fare due osservazioni. La prima, che ci stiamo arenando sul tema della procreazione assistita, quando ci sono altri problemi secondo me da affrontare, vorrei andare oltre. Mi volevo ricollegare al problema delle coppie di fatto. A
A pochi chilometri da qui, a Viareggio, come tutti più o meno sapranno, c'è stato un grave incidente. Sono morte 33 persone. In due casi, per due vittime, ci sono stati dei problemi proprio relativi agli stati di famiglia. Mi spiego meglio. Ci sono persone che si sono trovate ad avere due nuclei familiari distinti. Quello regolare, se vogliamo dire, quello regolarizzato dal matrimonio e quello di fatto. In almeno in un caso, se volete poi vi posso dare nomi, cognomi, telefono, tutto quello che volete, ci sono state secondo me delle discriminazioni a sfavore della coppia di fatto, della famiglia di fatto. Quindi vorrei che... Tipo? Del no, tipo che la famiglia regolare è stata ipertutelata. Di fatto, nell'altro caso, c'è stata tutela per la figlia, non per la madre. O perlomeno il percorso che poteva portare a dare un aiuto concreto è stato rallentato. Io vorrei che si parla anche di queste cose, perché si tende, quando si parla di famiglie di fatto, soltanto a parlare di famiglie omosessuali. Sulla questione degli indennizi? Sulla questione degli indennizi, la legge Viareggio, ma non solo, perché ci sono altri problemi. Ci sono stati altri problemi, bisognerebbe entrare nel merito. Io vorrei che si riporta la discussione anche su questi termini, perché secondo me qui è un discorso di diritti mancati. Va bene, lascio a voi la parola. Io ci sono due cose, io mi alzo perché sono abituata a guardare in faccia le persone e da seduta non vedo bene. Ma ci sono due cose che mi hanno colpito. Però prima volevo riprendere il discorso di quando un concepimento, cioè un seme e un uovo, si incontrano e diventano una vita. Qui ci sono tanti modi di pensare, ce n'è uno profondamente religioso che dice che al momento si incontrano la vita c'è già un individuo e non si discute più. Poi ci sono tentativi da parte della scienza di stabilire dei gradini, per esempio un gradino che io trovo ragionevole, anche se ho avuto grandissima difficoltà a votare a favore dell'aborto, perché secondo me era una legge che non sosteneva abbastanza l'altro lato, che era quello dell'educazione alla contraccezione, perché io credo che la maggioranza delle donne non voglia abortire, voglia imparare a scegliere, e a scegliere prima, perché la vita è veramente un progetto e sta nella pancia della donna e nella sua testa, prima di tutto. E su questo punto io vedo che la legge non ha fatto passi avanti. Ho una figlia di 18 anni, a scuola sua l'educazione sessuale non c'è, l'educazione alla contraccezione non c'è, lei mi racconta scene, sarebbero divertenti se non fossero vere, delle idee di contraccezione dei suoi compagni di scuola, che sono da mani nei capelli. Una donna deve imparare a scegliere e anche un uomo deve imparare a scegliere. Questo è il primo punto. Comunque, tornando alla vita, uno dei punti che io trovo abbastanza ragionevoli è il momento in cui dell'embrione si formano le cellule nervose. Per me questo è un ragionevole discrimine, però credo che sia veramente una materia difficilissima. E dove, secondo me, è la ragione per cui io ho accettato la scelta dell'aborto, alla fine una donna porta su di sé questa scelta, non c'è verso. Tornando poi invece in generale a quello che volevo dire io, che mi sembra che c'è un filo che unisce un po' questi obesi, questi evasori, quelli che appunto devono abortire, e il filo è la mancanza di educazione. Noi siamo un paese che non è liberale perché non ha coltivato l'educazione e la formazione delle persone. Quando ti dicono a scuola che l'Italia non ha il senso dello Stato, a differenza dell'Inghilterra o della Francia, che sono stati stati molto prima di noi, dicono una verità che ha una ripercussione a pioggia anche nella vita personale. Ed è qui che bisogna lavorare tanto, secondo me. E c'è una parola che per noi è la parola chiave, è sempre la stessa, educazione. Sì, no, io parto da questa ultima riflessione della signora per arrivare alla prima. Lei non ha ritenuto di dover dire dov'era il qualunquismo, è sempre molto facile dire, fare delle accuse senza circostanziarle. Comunque io voglio spiegare
è molto facile, cioè, detto delle stupidaggini, è chiaro che scatta sempre l'applauso quando uno dice hai detto delle stupidaggini, poi a un politico figuriamoci come scatta l'applauso, diciamo. Così, ma non è che lo dico. Sì, ci sono dei dati, sono stati scritti anche dei libri. In Lombardia non si può più abortire, per esempio, non è che lo dico, ma non è che sono venuta a fare propaganda. C'è un problema rispetto all'interruzione di gravidanza nel nostro paese. Se non ti fa piacere, mi dispiace, ma è un dato di realtà, C'è una quantità di donne in Italia che si sta mobilitando per questo. In Lombardia praticamente non si può più abortire. Adesso tu vivi in Toscana. Tu vivi in Toscana e beato te che vivi in Toscana, ma evidentemente c'è anche un'altra Italia. C'è anche un'altra Italia. Se non sei tu puoi non essere d'accordo, ma io non è che sono abituata a dire delle stupidaggini. Sono stati scritti recentemente, ho presentato un libro che c'ha i dati su questo, ma abbiamo fatto interrogazioni parlamentari al ministro, cioè stiamo lavorando su questo problema. Infatti, siccome non ne parlano i giornalisti, non esiste, no? Siccome i giornalisti non ne parlano nel nostro paese, allora è un tema che non esiste. Ecco come siamo messi noi nel nostro paese, ma invece è un problema, e chi probabilmente come l'assessore, come altre donne che hanno un'attenzione verso questi temi, sa che è così. Dopodiché capisco che in questo momento di antipolitica dici delle stupidaggini a un politico, ti faranno un monumento sicuramente. Io ti voglio dire una cosa, le voglio dire una cosa. Il titolo di questo incontro è Per un nuovo civismo. Ne avevamo parlato perché io avevo detto alla professoressa, e avevo parlato che, e lo penso profondamente, capisco che può sembrare, siccome è il nostro paese bisogna dire delle cose ad effetto, ma io penso che nel nostro paese una delle più, e ho provato a dirlo anche prima, una delle più grandi opere pubbliche del nostro paese sia quella che bisogna riconquistare un nuovo civismo. Ho provato a dirlo anche prima che c'è una relazione stretta tra essere un paese moderno, ricco, evoluto, e il senso di civiltà, il rispetto delle regole, il rispetto delle libertà, non essere un paese dove esistono. Ho provato a spiegare all'inizio che cos'è per me il nuovo civismo, cioè non un paese in cui si è fatto di obblighi e divieti. Capisco che questa cosa può non piacere, però penso che sia una delle più nostre grandi tragedie questa, e penso anche, e lo penso da donna che fa una battaglia sui diritti civili dentro il Parlamento, sui diritti di tutti, appunto dei nuovi soggetti alla cittadinanza. Penso che parliamo dei diritti degli omosessuali, ecco, i diritti degli omosessuali non possono essere, la battaglia non può essere combattuta se non dentro un'idea di società, dentro una concezione. Non sono diritti a parte, cioè io mi occupo di diritti degli obesi piuttosto che dei diritti degli immigrati, piuttosto che dei diritti delle donne, e piuttosto che dei diritti degli omosessuali. Non esistono diritti a parte, esistono diritti parte di un'idea di società. Allora, io ce l'ho vicina, lontana, simile a quella di Luigi Battista. Io un'idea di società ce l'ho, però penso che il tema dei diritti debba essere affrontato complessivamente, perché negli altri paesi c'è un filo logico tra i diritti delle donne e i diritti degli omosessuali. Negli altri paesi, la Germania per esempio è un paese che conosco bene, c'è un filo che lega i diritti dei nuovi soggetti della cittadinanza. Può non piacere, è più bello, è più interessante, invece può sembrare qualunquista. Ecco, io penso invece che questo non lo sia per niente qualunquista, e che oggi è molto più facile settorializzare, dividere, ognuno si occupa di una cosa diversa, cioè abbiamo tutti
siamo tutti esperti di quella o quell'altra cosa. Penso che questo sia una cosa molto inefficace, che oggi non ci aiuta a riconquistare invece un livello che noi abbiamo perduto, perché immagino che voi siete ragazzi che girate il mondo, un livello, ma appunto basta andare all'estero e ti accorgi di un livello perduto, e penso che questa è una cosa con la quale noi dobbiamo assolutamente fare i conti. Ecco perché io non sono venuta a fare qui l'omosessuale di professione. Io non sono omosessuale di professione, faccio la manager sportiva nella vita. Penso che la battaglia sui diritti civili sia, quella sui diritti degli omosessuali sia insieme ad altre una gattina al tornasole del grado di civiltà di un paese, e quindi sapevo la storia, tra l'altro mi pare che abbiamo fatto anche un'interrogazione parlamentare sulla vicenda della coppia di Viareggio che era stata discriminata rispetto alle altre. E questo è esattamente a che fare con quello che un po' diceva anche Pierluigi Battista, cioè di questi esempi ce ne sono moltissimi nel nostro paese, ecco perché ci vuole un adeguamento alla legislazione. Non si capisce perché quelle due persone che vivevano in una coppia di fatto hanno meno diritti di quelli sposati di fronte, tra l'altro, a una tragedia. Questo è un tema insolubile, a meno che non ci si rivolge ai giudici, come succede, come sta accadendo per tante coppie omosessuali. Ci si rivolge ai giudici perché c'è un vuoto legislativo e i giudici colmano quel vuoto legislativo. Detto questo, e chiudo, perché sono perfettamente d'accordo con quello che diceva la signora per ultima. Io credo invece, secondo me, che noi dovremmo ristabilire un equilibrio nel nostro paese. Il Parlamento fa le leggi e i giudici le applicano. Credo che sia una situazione molto squilibrata, che accade troppo spesso e in molti settori della nostra società, in cui i giudici si sostituiscono alle leggi perché non ci sono, o perché ci sono dei vuoti legislativi, e quindi non c'è più equilibrio tra le istituzioni dello Stato. E credo che sia una cosa che abbassa la democrazia il fatto che ci si debba rivolgere ai giudici per poter far valere un proprio diritto. Ci vogliono in questo caso le leggi. No, io volevo dire che c'è un filo, ovviamente sono molti argomenti disparati, ma quando si parla di diritti si parla di diritti molto diversi tra di loro, cioè non è che c'è un diritto, ci sono... Il filo che lega tutto, secondo me, questa è la mia opinione naturalmente, è che, almeno così come la penso io, perché questa è un'opinione che ho dichiarato apertamente, non è una... è l'idea che lo Stato ideale, uno Stato idealmente liberale, diciamo così, debba sanzionare reati e non stili di vita. Questo è il punto, ciò che unifica. Reati e non stili di vita. Gli stili di vita fanno parte, diciamo così, dell'interazione sociale, cioè appunto la discussione può avvenire, fai bene a fare questo, ci vuole l'educazione su questo e così via. Il reato è un'altra cosa. Allora, sanzionare lo stile di vita in quanto tale, e quindi per esempio fare una politica fiscale, perché questo si stava prospettando, credo che stiano tornando indietro su questo, così come i 2 centesimi sugli sms, ci sono parecchie marce indietro di questo governo tecnico, però diciamo su questo la dichiarazione è stata esplicita, cioè per scongiurare, diciamo, anzi per punire uno stile di vita alimentare considerato irregolare, dunque viene tassato il famoso junk food. In questo junk food c'è anche compresa la Coca-Cola, non è che stiamo parlando di cose particolarmente... Sì, proprio questo è una delle cose in discussione, perché per far cassa si sta decidendo anche su questo. Questo secondo me è un appunto sanzionare uno stile di vita, e non... in Inghilterra addirittura, paese tra l'altro diciamo di grandi tradizioni liberali, ahimè, come l'Inghilterra, addirittura c'è
letteralmente c'è un problema di accesso al servizio pubblico sanitario su questa cosa, cioè che si dice che chi mangia male ed è grasso inevitabilmente produce dei problemi di, diciamo, di salute e dunque va a pesare, questo è il senso complessivo, sul servizio sanitario, e che dunque chi è un po', cioè, te la sei cercata, quindi non venire poi a me, da me a fare, che mi sembra veramente un po' assurdo. Quindi stili di vita non devono, i diritti sono la possibilità, diciamo, di una sfera protetta dall'intervento dello Stato e di uno Stato che riconosce per l'appunto pari diritti a chiunque. La cosa che su Viareggio, inoltre aggiungo che su Viareggio, non so bene la storia così, però aggiungo che a parte gli indennizi, una delle altre cose che numerose coppie di fatto etero e omosessuali si trovano spesso è sul trattamento sanitario del compagno o della compagna in caso di incoscienza, di certo, dover prendere delle decisioni al posto di, per cui si dà il caso ultimo, diciamo, sui giornali è venuto fuori quello di Walter Bonatti e del Rossana Podestà, insomma, ma il più famoso di tutti, nel senso che Walter Bonatti, famoso alpinista e così via, che è stato ricoverato in ospedale, c'era il bisogno del consenso per certi trattamenti sanitari, poi rivelatisi inutili purtroppo perché insomma stava molto male, e diciamo la non moglie ma sua compagna di vita, che famosa, che Rossana Podestà, non è nemmeno potuta entrare in contatto con i medici, perché per questo, per dire come certe cose, diciamo così, non sono solo astratte, i diritti non sono solo cose astratte, anzi molto concrete, e purtroppo a volte nei momenti più tragici della vita, della malattia e così via. E tra l'altro, questo è il punto, il secondo punto, mettendo nel tutto il gran calderone, non abbiamo affrontato, invece noi abbiamo, diciamo così, siamo tenuti sulla procreazione come dimensione e così via, però uno degli scandali pazzeschi è questa cosa, diciamo, questa totale, almeno a mio avviso, totale sordità nei confronti di una legislazione possibilmente decentemente libera sul testamento biologico, sulla dichiarazione di fine vita, nel senso che anche lì ovviamente pone dei problemi etici molto importanti, l'eutanasia, insomma, figuriamoci, non sono anche questo va preso con molta attenzione, tutti gli argomenti, però diciamo negare in linea di principio, come secondo un progetto di legge che mi sembra di capire si è inabissato per fortuna, perché comunque io sono sempre dell'idea che sempre meglio una non legge piuttosto che una legge tremenda, questo è la liberticida, appunto, che viene in qualche modo negato il diritto, che non è un diritto astratto anche quello, ma è un diritto, credo, di ciascuno di noi, di attraverso una propria dichiarazione, poi possono esserci applicazioni, diciamo, modulate e così via, ma che venga negato in linea di principio qualunque possibilità che io da cosciente possa decidere di come essere trattato, quando purtroppo verrà un momento in cui io non posso più decidere cosa fare di me, e questo è una cosa, anche questo credo che siamo l'unico paese del mondo, cioè questo io non conosco la legislazione. Sì, ma c'hanno quasi tutti. Ripeto, pur conoscendo, la cosa importante è questo, che le obiezioni vanno sempre, delle obiezioni dell'avversario, cioè di chi va sempre tenuto conto, perché io anche io temo la derivazione, la deriva eutanasica, come si dice. Io scherzando dicevo sempre, ho detto, io vorrei fare un testamento biologico, una dichiarazione così, per favore metterei una clausola, se mi vedete assopito durante una trasmissione di Porta a Porta non considerate questo come morte cerebrale, è che era semplicemente noiosa Porta a Porta. No, però anche lì, scusate, poi dopo, anche lì, no, quello che dice lui di fronte al tema del testamento biologico, io temo una deriva eutanasica, è sempre lo stesso, secondo me
capisco che, ma questo è il tema, cioè c'è sempre lo stesso problema che noi, cioè che un cittadino non ha, diciamo, l'equilibrio per decidere due cose ben diverse. Come disse addirittura il Papa, lasciatemi andare, lasciatemi morire, cioè quindi una morte dignitosa. E l'eutanasia è una cosa ben diversa da una morte dignitosa, cioè l'eutanasia è proprio profondamente diversa. È come se noi ci avessimo sempre verso noi stessi, ma anche se uno dice io ho paura della deriva eutanasica, probabilmente ho anche paura del mio senso di responsabilità rispetto, no, della mia capacità di scegliere, no? Noi, io penso che però io penso i vecchi invece vengono abbandonati, cosa vera questa? Sì, ma questa è a che fare con la responsabilità. Ci sono delle fatto famiglie che vogliono, che dicono vabbè, tutto sommato, ma perché non lo ammazzano lo stesso? Cioè, sì, tanto per chiarire, no? Sì. Non esiste la legge sull'eutanasia, no, nel nostro paese è vietata l'eutanasia, ma non li fanno morire lo stesso? Oppure non fanno delle cose per cui una persona molto anziana, casomai che sta malissimo, la si lascia, appunto la si abbandona e quindi muore lo stesso? Cioè, questo succede ugualmente, oppure sappiamo, tutti abbiamo avuto purtroppo nella nostra esperienza di vita persone che sono state malate, amici, madri, padri, nonni, nonne, che hanno avuto, che sono stati appunto in fin di vita o piuttosto malati terminali. Ciascuno delle nostre famiglie purtroppo ce l'ha e ce l'ha avuto. Quante volte è successo che nelle nostre esperienze che l'abbiamo lasciati andare, cioè che abbiamo staccato la spina o non c'è stato l'accanimento terapeutico? Succede, continua ad accadere, grazie anche a tanti medici che appunto in quel rapporto virtuoso tra medico e paziente, tra medico e familiari, lasciano andare le persone e non si accanismo sugli altri. E come è evidente, noi cittadini siamo molto più responsabili di quello che poi, no, a quello a cui ci vogliono costringere con delle leggi liberticida, perché appunto io credo che di fronte alla vita e di fronte alla morte ci sia un senso di responsabilità maggiore di quello che le leggi vogliono fare, no? Soltanto una chiosa a quanto è stato affermato. Noi siamo in Italia, ma siamo anche in Europa, non solo dal punto di vista geografico, ma siamo inseriti in un ordinamento giuridico europeo. E quello che forse è mancato in questo dibattito è stato la consapevolezza che noi siamo anche obbligati a tutta una serie di decisioni, sia in materia di direttive e convenzioni europee, sia soprattutto in materia di decisioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che su questi aspetti, sulle coppie di fatto, sulla procreazione assistita, la Cassazione ha sostenuto la immediata applicabilità anche come precedenti delle direttive, delle pronunce della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che del resto comportano spesso risarcimenti elevati per l'Italia, nonché la immediata applicabilità da parte del giudice delle direttive europee. E questo è un primo punto che deve essere preso in considerazione. Un secondo punto, lei ha fatto riferimento giustamente alla supplenza da parte del giudice, ma io sono d'accordissimo come magistrato che non deve esservi questa supplenza, ma sono decenni che tutto questo viene sempre demandato alle decisioni del giudice, dal caso Englaro al caso della procreazione assistita su cui si era già pronunciata la Cassazione, a un'estensione dei diritti
diritti di figli che nascono da coppie di fatto, di figli naturali in relazione alla loro tutela di fatto, ma c'è un limite oltre il quale il giudice non può andare se non superando i suoi limiti stessi, ed è il Parlamento che deve decidere necessariamente. Solo questa osservazione. Lei ha perfettamente ragione, cioè, c'è un problema rispetto al nostro rapporto con la legislazione internazionale, la legislazione europea, rispetto a questi temi. Lei avrà visto che, ma voi avrete visto tutto, avrete letto i giornali, che nell'ultimo mese c'è stato, nel giro di una settimana, un susseguirsi di eventi rispetto alle unioni tra persone dello stesso sesso, eventi molto significativi. C'è stato un giorno a Strasburgo, la votazione a Strasburgo, una votazione hanno praticamente bocciato un emendamento che restringeva il concetto di famiglia, per cui era una cosa negativa che non è passata. C'era un emendamento del Partito Popolare Europeo che voleva restringere all'interno di una direttiva il concetto di famiglia, mentre invece è stato bocciato questo emendamento e è stata fatta una formulazione più allargata del concetto di famiglia, come è ovvia oggi nella comunità europea. Poi c'è stata la sentenza della Cassazione, ma io ovviamente mi riferivo a quello, la sentenza della Cassazione, quando stabilisce, dopo un ricorso però che questa coppia di Latina ha fatto, l'ho fatto anch'io per esempio, io adesso aspetto, ho fatto ricorso al giudice di Roma perché mi è stata negata la registrazione del matrimonio con mia moglie Riccarda, il matrimonio che ho fatto in Germania, e adesso sono andata dal giudice e adesso il giudice dovrà pronunciarsi su questa cosa. È esattamente la stessa della coppia di Latina. E che cosa ha fatto la Cassazione? La Cassazione già, diciamo, ha fatto una cosa grandissima, e cioè dice in un vuoto legislativo totale che c'è il diritto alla vita familiare. Che questa coppia, noi non possiamo fare niente oltre questo, riconoscere un tuo diritto alla vita familiare, perché non esiste la legislazione, per cui è ovvio che il comune di Latina ha dovuto rifiutarti la registrazione del matrimonio, come ha fatto il comune di Roma con me, perché non c'è una legislazione equivalente. Ma nonostante questo, la Cassazione che cosa ha fatto? Ha fatto un passo in più, cioè ha detto: però io ti riconosco il diritto alla vita familiare, e riconosco anche che è superato la sentenza della Corte Costituzionale 138 del 2010, in cui si dice che il matrimonio è solo tra persone di sesso diverso, e la Cassazione nell'ultima sentenza dice: no, sono superati i presupposti secondo i quali il matrimonio è soltanto tra persone di sesso diverso, quindi può essere anche tra persone dello stesso sesso, facendo una sentenza, spingendoci, come dice lei professore, andando ai limiti, diciamo, no, di quello che era possibile di una sentenza della Cassazione. E questo è una grandissima novità, cioè queste due cose sono state un terremoto, e lo sono, rimarranno a tal punto che noi adesso, tra una settimana e 10 giorni, cominciamo la discussione delle leggi in Commissione Giustizia, delle 9 proposte di legge che sono depositate sulle unioni tra persone dello stesso sesso, unioni di fatto, tutti i possibili istituti giuridici. Chiudo dicendole una cosa: che c'è un problema nel rapporto tra la legislazione europea e la legislazione italiana su questi temi, su questo tema specifico. Nel Trattato di Lisbona c'è scritto che bisogna rimuovere gli ostacoli, che bisogna lottare contro le discriminazioni per orientamento sessuale, religione, razza, disabilità, sesso, ma che su questi temi e sui temi specifici delle famiglie, delle unioni tra persone dello stesso sesso, gli Stati sono sovrani. E quindi questo purtroppo
in qualche modo, a meno che non ci sia una direttiva vincolante che viene scritta, che però supera il Trattato di Lisbona, va oltre il Trattato di Lisbona, una direttiva che dice e qualcuno, qualche costituzionalista, qualche giurista che si occupa di diritto internazionale dice che a un certo punto la Comunità Europea ci arriverà a stabilire una direttiva vincolante per cui tu paghi, sei vincolato a legiferare, vincolante su questi temi. Oggi purtroppo non è così. Detto questo, è chiaro che è stato uno schiaffo al Parlamento, perché è il Parlamento che deve, uno schiaffo al Parlamento più la sentenza della Cassazione, come lei può immaginare, perché la sentenza della Cassazione ha stabilito dei sentieri e poi la Suprema Corte, quindi comunque che viene dopo quella della Corte Costituzionale, no? del 2010. E comunque, professore, è ovvio che il Parlamento, cioè non, io scherzando dico sempre che mancano solo i caschi blu dell'ONU a dirci che dobbiamo legiferare sulle unioni tra lo stesso sesso. Buonasera, io volevo fare un'osservazione e poi una domanda all'onorevole Concia. Allora, per quanto riguarda l'osservazione, era riguardo a quanto avete detto anche voi prima, ovvero che è diventata una situazione imbarazzante. Appunto, io penso che la gente sia maturata, al di là di quella che è l'idea dei politici, dei deputati, riguardo alle unioni fra coppie dello stesso sesso, il popolo italiano fortunatamente si è informato ed è maturato. E quindi c'è stata una sorta di accettazione. Il Fatto Quotidiano, meno di un mese fa, aveva fatto un'intervista, un sondaggio su internet, e appunto è emerso che la gente sarebbe favorevole, la maggior parte della gente, a questo riconoscimento. Da parte mia c'è questa considerazione che ci sia una sorta di netto distacco appunto tra quello che che sono i sentimenti del popolo italiano e quelle che sono i nostri deputati al Parlamento. Purtroppo si riflette magari in ambito economico, in altri ambiti, ma anche da questo punto di vista è forte. E poi volevo chiedere all'onorevole Concia se lei non si sente lasciata sola dal proprio partito in queste battaglie. Cioè, lei fa parte del PD, che come tutti sanno è un partito forse all'apparenza no, ma in sostanza abbastanza spaccato, ci sono un po', lei lo sa benissimo, delle correnti un po' divergenti. La stessa maggioranza di cui fate parte è una maggioranza in alleanza con PDL e Terzo Polo, che sono due partiti che sarebbero, almeno riguardo a questo argomento, di altre vedute. E sappiamo benissimo che con una maggioranza del genere non si potrebbe approvare questa legge e le prossime elezioni non ci sono ancora delle coalizioni, però fanno figurare che ci potrebbe essere un accordo tra PD, UDC, PD, PDL, quindi sarebbe comunque un terreno su cui noi non abbiamo ancora certezze, cioè rischiamo di rimanere in questo stato ancora a lungo. Anche nella stessa sinistra ci sono delle sorte di diverse posizioni, l'unico che si è davvero esposto è stato Vendola, lei e altri che davvero l'hanno presa a cuore questa questione, ma non c'è una presa di posizione netta. Lo stesso Bersani non si è sbilanciato nell'ultimo confronto con Vendola, è stato molto più deciso e incisivo per quanto riguarda le coppie di fatto, ma sui matrimoni tra coppie dello stesso sesso sono un po' latenti. Non mi sento sola, perché da soli non si va da nessuna parte, nel senso che comunque anche dentro il Parlamento, all'interno del gruppo parlamentare del PD, non è che sono la sola a pensarla così. Ce ne sono tre, quattro. Sono forse un po' di più, certo, non siamo una quantità industriale. Guarda, io questa domanda non posso essere ipocrita, nel senso che non sono ipocrita mai e neanche di fronte a questa domanda. La politica italiana su questo tema, un po' tutta, anche la sinistra, nel senso che Nichi, Vendola, sicuramente è tra quelli più che ha... che si è esposto verso la soluzione più equa, è quella che io condivido. Sai qual è il problema
della politica italiana, della sinistra, facciamo della sinistra, parliamo della sinistra, quello che penso io profondamente, poi casomai voglio sapere se Battista la condivide, è che questo tema, cioè il tema dei diritti civili, non è assolutamente una priorità. Noi siamo ancora ancorati nella sinistra a una concezione abbastanza arcaica, a una cultura politica abbastanza, che negli altri paesi è molto superata, quella della distinzione tra diritti sociali e diritti civili. È una distinzione, diciamo, in ordine di priorità, cioè esistono sempre delle altre priorità rispetto a questa. Questo è un grandissimo problema, cioè è un problema che fa sì che il tema del matrimonio tra persone dello stesso sesso non è una priorità, è un problema per Bersani e per tutto il centro-sinistra, e quindi non viene assunto tra le cose importanti che si devono fare per cambiare questa società, per un nuovo civismo. C'è una timidezza da parte, secondo me, nella sinistra, diciamo nella sinistra, la sinistra di Nichi Vendola, nonostante Sinistra e Libertà abbia sicuramente una posizione più avanzata del Partito Democratico, ma io non ho mai sentito in questi anni dire da Nichi Vendola in giù che il tema delle unioni tra persone dello stesso è una priorità. L'avete sentito voi? Se l'avete sentito, ditemi in quale occasione, perché io non l'ho mai sentito. E questo a sinistra. Nel Partito Democratico c'è un'oggettiva timidezza. Io però chiudo dicendo, dice vabbè, ma lei che cosa ci fa nel Partito? Ti anticipo la successiva domanda. Che cosa ci fa nel Partito Democratico? Quello che io questa battaglia ho deciso di farla dentro i partiti, perché penso che se questo tema non viene assunto in modo, cambiando la cultura politica, cioè una cultura politica che tiene insieme diritti sociali e diritti civili, questa battaglia non si vince. Io sarà che sono un po' presuntuosa, non mi piace fare battaglie di testimonianza, le battaglie le voglio vincere, almeno combatterle per vincere, non per fare testimonianza. E ecco la ragione per cui sto nel Partito Democratico. Vuoi aggiungere? No, io una brevissima considerazione politica, e questo scusate, è che, diciamo, nella sinistra italiana, nella destra italiana, sono una destra e una sinistra liberale. Manca? Non c'è, c'è né una destra né liberale. La sinistra non ne parliamo. La destra, mi piacerebbe dire che in Francia la legge sui PACS del 98 è stata fatta, no sì, ho capito, però poi è stata fatta in epoca sciracchiana, no è stata perfezionata, sì, no vabbè, ma poi fu tutta una discussione per cui fecero una riforma. La destra non ha mai, la destra francese, destra intendo dire costituzionale, sì. Non parlo delle Le Pen, di quel partito non ha mai, diciamo così, non è che ha detto, il Partito Popolare Spagnolo, quindi diciamo Partito Democristiano, Aznar. No, dell'ultimo, non è Aznar, Rajoy, che pure c'era stato in Spagna fuoco e fiamme quando ci fu la legislazione, la nuova, 2 milioni di persone in piazza, quindi diciamo, poi la Spagna si conosce, la storia che ha e così via. È vero che ci sono altri problemi in questo momento che la Spagna sta affrontando drammaticamente, perché sì, c'è il default che è alle porte, però nessuno vuole mettere in discussione l'essenza, diciamo, di quelle leggi lì, di Zapatero. Sarkozy non è tornato. Cameron, il leader, nonché primo ministro inglese, leader dei conservatori inglesi, su questi temi è esattamente sulla linea concia, cioè sono indistinguibili, questo per dire che, diciamo così, ma persino aggiungo, nel Partito Repubblicano Americano, sì. Che è un arcipelago di forze molto diverse da loro, in cui ci stanno, diciamo, fanatici, ma dentro ci sono anche componenti libertarie molto importanti, certo, molto forti, più a volte di quanto ci siano nel Partito Democratico Americano, gli anarcocapitalisti, il Partito Democratico Americano. E anche su questo così. Devo dire che una cosa che mi ha stupito, questo chiudo però, questa cosa,
che non so se avete visto le vicende Larson, del grande scrittore, quello che è morto, sì, la trilogia del millennio, persona molto... Uomini che odiano le donne. Allora, Larson, io ho scoperto questa cosa, che Larson era non sposato, ma conviveva con una donna, in Svezia, quindi stiamo parlando della Svezia, che al solito quando si dice la Svezia si dice che tutto è... Per cui la signora Larson, che non è poi una, la moglie, non era la moglie, in conflitto con la famiglia, questo è un interessante caso, in conflitto con la famiglia, cioè del marito, del non marito, come si può dire, compagno. Del compagno, non mi piace questa parola, per questo non no, brutto il mio compagno, no, ma non è brutto, sei una cosa di dai ragazzini, ma comunque là, i genitori di Larson, tutta una faccenda di eredità, perché poi Larson è un'eredità cospicua, per cui l'hanno totalmente tagliato. Quindi ho scoperto che in Svezia non c'è una legge che tutela le coppie di fatto. I matrimoni ci sono. Ci sono i matrimoni, e tanto che questa, la signora Larson, diciamo così, si tiene, sembrerebbe, nel computer di casa, perché il computer comunque è suo ed è inviolabile, un inedito di Larson che sta usando come arma, diciamo, di trattativa, di contrattazione. Contenzioso. Allora, questo veramente mi ha molto colpito. È una parentesi, però, per dire che la normalità sta altrove, insomma, cioè nel senso che esiste, ripeto, anche di paesi a forte tradizione cattolica, in cui, anzi, nella Spagna ci ho visto dei conflitti molto forti, la Francia pure, insomma, non è che stiamo parlando di... L'Argentina c'ha il matrimonio, l'Argentina. Bene, noi dobbiamo... Vorrei solo, mi pare di essere l'ultima, velocissima, volevo solamente spezzare una lancia. Comunque, sentite i tuoni, sì, per quello che stiamo dicendo. C'è pure il compleanno del Papa. Disperdo. No, per carità. No, volevo solo dire una parola, nel senso che mi aveva colpito l'intervento di quel ragazzo, in fondo il primo che ha fatto l'intervento, dando, ritenendo superficiale l'intervento dei due relatori rispetto al tema che è titolo dell'incontro. E invece io ritengo che in una situazione di questo, un tipo di evento di questo genere, che si svolge tutto, compreso il dibattito, in un paio d'ore, su un tema che è veramente grosso, però il tempo è veramente limitato. Le persone invitate sono una parlamentare che ha un preciso, no, un range di attività, che ha dimostrato pienamente nel dibattito di avere più che capacità di approfondimento, e un giornalista, anche lui molto qualificato, molto, che però ha una visione ampia, e lo conosciamo per i suoi articoli su tanti temi a me cari, per cui la scelta di questo abbinamento con il tema dei diritti in un nuovo civismo, che è una cosa così enorme, secondo me andava bene che avesse, che desse l'opportunità, e essendo una persona chiaramente molto meno giovane del giovanotto, tutto quello che avete toccato, anche solo come spunti, in realtà le ho tutte vissute. E quindi le ho apprezzate. Ho apprezzato il fatto che siano stati dati degli spunti per far capire come queste cose abbiano diverse facce e che noi non ci rendiamo conto, perché spesso non si vuole vedere, perché diciamo, ma questo non è... Quanto invece, anche in questo caso, questioni personali, comunque, quanto anche quegli interventi sulla vita, sugli stili di vita, sul junk food, sull'intervento, sul fatto di trattare come dei colpevoli delle persone che fumano, che mangiano troppo, che mangiano male, che non fanno movimento, che so io, senza tener conto di tutto il background, e considerarli colpevoli e non dargli l'assistenza sanitaria, eccetera, come sta avvenendo in Inghilterra per motivi di budget. Quindi, secondo me, invece, è utile che dia degli spunti di questo genere, che faccia cogliere la linea che li unisce e faccia capire come il tema sia estremamente... Poi è evidente che un evento di questo genere, nel momento del dibattito, approfondisce le singole cose, come si è dimostrato. Tutto qua, volevo solo
non colpevolizziamo il ragazzo. insomma, poi ognuno no, è per fortuna libero di dire quello che crede. Solo libero, no, non solo libero, sembra che sia a me il conflitto di opinioni è il sale delle. Quindi, l'unica cosa è che magari appunto veramente davvero non l'unica cosa magari appunto poi è avvenuto dopo, ma dire hai detto tutte sciocchezze è interessante, è stimolante, però uno vorrebbe sapere esattamente quale sciocchezza ha detto. No, però ci ha dato la possibilità appunto di approfondire. Però, no, appunto, non è assolutamente da parte mia, non c'è nessuno. Sparare sul politico è uno sport facile. Poi sul giornalista. Su giornalisti pure, per fortuna. No. Buonasera, io vorrei fare innanzitutto un piccolo appunto sulla terminologia, che spesso è sbagliata in alcuni casi. Ho sentito parlare di tendenze sessuali, forse, non lo so, c'è anche nello statuto della scuola, non ho capito bene all'inizio, tendenze sessuali, gusti sessuali. Ecco, che io ho usato queste due parole. No, ecco, appunto, non si usa, ecco, magari se esiste qualcosa di scritto, tanto gli scritti si possono cambiare, cioè si evolvono, magari modifichiamoli, cioè esiste l'orientamento sessuale. Poi, prima il giornalista diceva, ora sto parlando di minuti fa, che mentre la Chiesa non dovrebbe discutere temi come l'unione tra persone dello stesso sesso, quindi matrimoni, eccetera, può discutere temi che riguardano la procreazione, immagino, quindi abbiamo parlato dell'aborto, contraccezione, aggiungo io, eccetera. Ma la cosa strana è che io, essendomi confrontata moltissimo con persone provenendo anche da una famiglia ultracattolica del sud, essendomi confrontata moltissimo con persone credenti e religiose, il tema delle procreazione, cioè loro sentendosi in dovere, in diritto di pronunciarsi su questo tema, si sentono anche in diritto, proprio perché vogliono affrontare questo tema, quello della procreazione, di pronunciarsi sulle unioni omosessuali. Perché? Lo spiego. Da un lato ci sono i cattolici che credono anche, oltre a Dio, in altre fantascienze, che hanno paura che, difendendo le unioni omosessuali, non si avrà più procreazione, quindi tutti diventeranno gay e lesbiche. Esiste, perché esistono le teorie riparative. Cioè, ci sono delle video inchieste interessantissime di Saverio Tommasi, che vi invito a guardare su internet, le potete trovare su YouTube, che parlano proprio di questo, cioè della paura che c'è tra cattolici soprattutto, della non procreazione, cioè che si interrompa ad un certo punto la procreazione. Vabbè, non voglio commentare perché mi sembra talmente assurda, poco scientifica, infondata. Non si parla di un virus, cioè l'omosessualità non è un virus che si trasmette, è una delle tre possibili orientamenti sessuali, come riconosce anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi da un lato ci sono loro che, parlando di procreazione, parlano anche per le coppie omosessuali. Da un lato ci sono quelli un po' più razionali, che credono meno alla fantascienza, che hanno paura lo stesso, dicendo se difendiamo le unioni omosessuali, poi cosa succede? Cioè, il frutto della procreazione, cioè i figli e le figlie, potrebbero essere cresciuti e cresciute da queste persone qui, cioè da una coppia di donne e da una coppia di uomini. E questo per molti è un problema. Cioè, a parte che le più grandi associazioni mondiali di psicologi, psichiatri, hanno fatto degli studi conclamati dimostrando che bambini e bambine cresciute da uomini, da una coppia di uomini, da una coppia di donne o da coppie eterosessuali non sono né favoriti né sfavoriti. Quindi, però volevo proprio, ecco, soffermarmi su questo, che il tema della procreazione in realtà è il collante che permette alla Chiesa Cattolica di intervenire purtroppo
anche su temi che possono sembrare più marginali, come quelli del matrimonio o delle unioni. Io a questo punto vi rilancio la domanda e vi vorrei chiedere cosa ne pensate voi. Non dico della procreazione a questo punto, perché non oso immaginare, anzi oso immaginare quale sarebbe la risposta della procreazione per le coppie omosessuali, ma almeno dell'adozione. Parliamo dell'adozione, quindi del diritto ad essere genitori. Cosa ne pensate? Soprattutto, vabbè, forse di Paola posso immaginare, ovviamente. Facile per me la risposta. Esatto. Io sono favorevole sia alle adozioni che sia all'omogenitorialità. Ho presentato una proposta di legge sull'omogenitorialità, quindi non solo in America. Non solo in America sono 30 anni che studiano i figli che crescono nelle famiglie omosessuali, ma finalmente anche in Italia hanno cominciato alcune università a studiare e c'è stato un pronunciamento dell'Ordine degli Psicologi recentemente nel 2011 che dice esattamente quello che diceva lei, e cioè l'orientamento sessuale del genitore non condiziona lo sviluppo psicofisico di un bambino che ha bisogno di ben altre cose per poter crescere. Ma questo, diciamo, che è la banalità del buon senso che immagino che condividiate. Quindi penso che sia necessario in Italia, da questo punto di vista, e davvero chiudo, perché ci sia bisogno di, come è avvenuto in America, in Germania, dove le coppie omosessuali hanno figli da tanto tempo, anche se anche in Italia voi dovete sapere che esistono, adesso il ragazzo si arrabbierà perché do un altro dato che però me l'hanno dato le famiglie arcobaleno, non è un mio dato, 100.000 bambini che crescono nelle famiglie omosessuali, cioè esistono già questi bambini, non è che ce li dobbiamo inventare, oppure ci sono bambini in carne ed ossa che crescono in famiglie omosessuali, che sono bambini con meno diritti degli altri bambini, perché uno solo è il genitore naturale, e se il genitore naturale muore questi bambini possono essere adottati nonostante crescano in queste famiglie. Quindi è una cosa anche abbastanza tragica da questo punto di vista. Penso che in Italia le università, questa è una cosa sulla quale stiamo anche lavorando, dovrebbero invece fare molti studi, le facoltà di psicologia, le facoltà di medicina, di psichiatria, fare degli studi, delle ricerche sui bambini che crescono nelle famiglie omosessuali, che crescono esattamente come gli altri bambini. Quello che dico sempre scherzando e chiudo, quando la Binetti o altri scienziati parlano di questo, che noi, la nostra generazione di omosessuali italiani, siamo tutti nati da famiglie eterosessuali. Siamo tutti figli di famiglie eterosessuali. D'accordo. Ok, allora vi ringrazio voi, ringrazio il pubblico per la discussione. Dobbiamo chiudere, di nuovo abbiamo un limite superiore opposto a Trenitalia, che è il treno che devono prendere entrambi. Ringrazio voi di nuovo, ripeto, e grazie ai nostri relatori. Grazie a voi.